Buongiorno, benvenuti in Scuola Teco. Oggi siamo qui per conoscere la Teco 730L, macchina di nuova generazione. Per il video oggi mostreremo la macchina con un monitor da 22 pollici widescreen. La macchina è caratterizzata dal design dell'alto di gamma di Teco, modelli denominati top line. Bene, cominciamo a vedere una dimostrazione della macchina. Oggi di fianco alla macchina abbiamo installato un sollevatore ruota APL80 a gravità zero, che praticamente azzera il peso della ruota, consentendo un bloccaggio molto semplice e senza sforzi per l'operatore. Il bloccaggio è di tipo elettromeccanico, lavora a coppia costante e ci garantisce sempre il miglior accoppiamento tra ruota e macchina in flangia, riducendo sforzo per l'operatore e garantendoci precisione. La macchina è dotata di un sistema per l'acquisizione delle misure autoselettivo, estremamente scorrevole e non necessita di calibrazioni. Inoltre, per l'acquisizione dei piani mobili, è dotata di un laser che ci guida nella scelta appunto dei piani e ci permette di lavorare in maniera molto precisa, rimanendo in posizione ergonomica. Mettiamo il lancio. La protezione ruota è studiata per avere ingombro zero, quindi anche quando aperta rimane nell'ingombro della macchina e ci permette di addossare la macchina alla parete, guadagnando spazio in officina. Al termine del lancio, la macchina porta la ruota con il sistema RPA in centrata posizione, pronta per il montaggio del contrappeso di equilibratura. Integrato nella macchina ore 6 abbiamo un illuminatore LED e lama laser posizionata sempre ore 6 che ci consentono un'applicazione dei pesi rapida e precisa. Schiacciando il pulsante Start, il sistema RPA porta la ruota nella seconda posizione per il montaggio del peso, sempre con lama laser. Facciamo un lancio di controllo. L'applicazione del peso adesivo può essere effettuata a ore 6 con lama laser oppure con la precisione della clip o nella maniera standard a ore 12. Selezionando uno dei programmi ALU, quindi ALU 1P o ALU 2P, automaticamente compare sul monitor l'icona del peso nascosto. Premendo Enter, selezioniamo il programma, andiamo a posizionare la prima razza esattamente a centro della riga laser. E memorizziamo la sua posizione. La razza adiacente al centro della riga laser, memorizziamo la sua posizione. In automatico la macchina divide lo squilibrio esterno in due parti, una da 5 e l'altra da 20 grammi, che andremo a posizionare esattamente dietro la razza. La Teco 730L è la macchina che si pone nel livello di fascia alta delle equilibratrici Teco. È una macchina che può lavorare con tutte le tipologie di gomme, moto, auto e trasporto leggero. Inoltre ha un nuovo gruppo oscillante con un offset maggiorato da 275 mm che ci permette di lavorare comodamente e senza usufruire mai di distanziali o accessori vari per il montaggio delle ruote. La Teco 730 è dotata di alcuni programmi utili a ottimizzare il lavoro dell'operatore, come la possibilità dei tre operatori, quindi la possibilità di lavorare tre persone contemporaneamente con misure di ruote diverse, OPT, ottimizzazione, che in pratica è la minimizzazione dello squilibrio della ruota se è troppo elevato, andando a cambiare la posizione della ruota sul cerchio si va a minimizzare lo squilibrio statico. Il programma Weight Right, che è il programma di risparmio peso, in pratica ci permette di equilibrare la ruota
con meno peso di quello standard e appunto ci permette un notevole risparmio di piombi e di tempo.